Qui a Ginosa davvero un evento popolare e significativo, la cittadinanza onoraria al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, che proprio qui a Ginosa in pretura fece i primi passi da magistrato, oggi ai vertici del governo Meloni. Nella memoria di un giudice che fu amico di Alfredo Mantovano, Livatino. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti, le scolaresche, gli studenti, i docenti. Parliamo della Deledda, San Giovanni Bosco e del Perrone di Castellaneta. Ma andiamo ad ascoltare alcune significative espressioni anche da un punto di vista emotivo di quella che è stata la giornata che abbiamo vissuto. Una bella giornata, perché è come se delle due persone amiche si ritrovassero con una comunità e lo facessero per un motivo importante, quale diciamo, quello che ha fatto il giudice Livatino per contribuire diciamo, con la sua vita stessa alla legalità e giustizia. Il sottosegretario Mantovano ha una storia e un legame con il nostro territorio ed ha una storia e un legame con il giudice Livatino. Quindi io credo che siano degli elementi importanti per continuare a essere da stimolo verso nuove generazioni. La presenza dei ragazzi è indicativa. Un uomo che lavorando da magistrato ha messo in evidenza la sua santità. Sì, certamente il messaggio che ci lascia il Beato Livatino è certamente il messaggio della credibilità. Era l'uomo che diceva: quando arriverà il momento della morte non ci chiederanno se abbiamo creduto o meno, ma quando siamo stati credibili nella vita. E credo che questa è la testimonianza, ma il testamento più importante che ci lascia. Un momento importante per lei. Ritorna dove ha fatto il pretore, quindi un legame forte con il territorio, e poi il ricordo di Rosario Livatino. Beh, è bello che negli anni in cui mi è capitato di fare il pretore qui, che era una figura un po' particolare, scomparsa da tantissimo tempo, una sorta di equivalente giudiziario del pronto soccorso, Rosario Livatino in un luogo così lontano da qua, ma con problemi certamente più forti, con una criminalità mafiosa aggressiva, operava nel nascondimento ma con grandissima efficacia e in modo così esemplare da essere diventato un punto di riferimento non soltanto sul piano giudiziario. Ecco, nel suo attuale lavoro c'è una delega importantissima, la lotta alla droga, allo spaccio di sostanze stupefacenti. Questo resta un must dell'azione del governo? Ma noi stiamo puntando anzitutto sulla prevenzione, con un raccordo con tutte le realtà interessate in questo campo, sia a livello istituzionale, sia sul fronte dei servizi per le tossicodipendenze, delle comunità. E questo lavoro che è iniziato punterà a rendere consapevoli anzitutto gli adolescenti che non c'è droga leggera. Ogni droga fa male, ogni droga rende meno liberi, rende sudditi di una sostanza e quindi schiavi di qualcosa e alla fine anche di qualcuno. Questo è il primo e più importante obiettivo da raggiungere.